Questa è l'ultima invenzione di Vespa in collaborazione con Justin Bieber, come si dice in francese? Bieber, che ha realizzato un lotto, guardate che figata, sulla Vespa. Questa è, che cilindrata, Franci, questa qua? Questa è disponibile nelle cilindrate 50 e 125. Chi leggerà sui social o sui web di una 150 cilindrata è esclusiva per la vendita estera. Ok. Quindi praticamente è un veicolo che è rivolto a un certo tipo di utenza. Allora io sono qui, non vi ho dato il benvenuto perché tra i miei vari giri pindarici settimanali, tra clienti, tra amici, concessionari di Napoli ma non solo, oggi sono passato qui a Via Nuova Poggio Reale dagli amici di Area 101 che stanno finendo di allestire il loro store, che è ancora in fase di ultimazione. Guardate che belle immagini abbiamo realizzato stamattina con il drone svolazzando nello store, perché ovviamente il lavoro quotidiano deve continuare parallelamente a tutta la lavorazione di ristrutturazione che si sta facendo qui in questo store, perché Area 101 con i marchi multiplex del gruppo Piaggio, Vespa, Moto Guzzi e Aprilia ha veramente deciso di diventare il punto di riferimento nella nostra città per quanto riguarda questi importantissimi marchi, e mi sembra anche giusto poi aver realizzato uno store del genere, anche perché qui c'erano gli spazi che probabilmente non erano sfruttati in maniera adeguata. Adesso invece, come si vede, si può addirittura girare tra le moto. Ripeto, siamo qui, sono ancora in fase di allestimento, c'è ancora da ultimare, per esempio qua vedi ci sono i pannelli Aprilia Moto Guzzi dove verranno installati poi tutti accessori, l'abbigliamento. Questo per esempio mi fa impazzire questo armadio che si chiude, fighissimo, quasi me lo porterei a casa un fatto del genere. E quindi vedete, ci manca ancora un po' di allestimento perché, come detto, siamo anche nella stagione clou, no? del mercato, dei clienti che vanno, che vengono, c'è tanto da fare per cercare di accontentare tutti, quindi parallelamente a questo si sta lavorando ancora per l'allestimento dello store. Qua c'è pure Davide, vedi che dà una mano a pulire. Davide, buongiorno, tutto a posto? Tutto a posto. Abbiamo quasi finito, no? Siamo ancora in fase di completamento, mancano le piccole chicche, però dai, sta venendo abbastanza bene. Molto bene sta venendo. Dicevo a papà stamattina, uno store così, insomma, non ce n'è a Napoli, no. Così bello, luminoso, grande. Però fortunatamente, perché stiamo andando bene col marchio Piaggio e il marchio Aprilia, soprattutto, che sono marchi storici e... C'è stato pure il tempo di rilassarsi, dico, se l'è comprata, ha detto. No, è proprio sua adesso. È sua. Adesso lei deve fare la fashion style dell'azienda. Che poi cioè, è fans di Justin Bieber. Poco, non tanto. Vabbè, io voglio un attimo vedere, perché l'abbiamo vista a Milano, ad EICMA, e il nuovo scooter di Aprilia, l'SR GT, eccolo qua. È stato presentato ed è disponibile nelle versioni 125 e 200. Secondo me questo è uno scooter interessante da diversi punti di vista. Innanzitutto arriva in un mercato secondo me troppo pieno di veicoli touring, no? Ci voleva un pizzico di sportività in questo segmento. Ovviamente Aprilia, soltanto questo marchio poteva poi tornare ai fasti del passato, perché noi che siamo d'inizio anni 70 abbiamo vissuto la nostra, insomma, non dico infanzia, però giovane adolescenza sui veicoli Aprilia sportivi, anche sulle moto, quindi naturalmente oltre al successo storico di Scarabeo e di altri marchi, SRGT arriva con questa indole sportiva appunto nelle cilindrate 125 e 200 per un costo insomma che si aggira intorno ai 4,4 e 4,6, mi dicevano i ragazzi. Noi abbiamo visto a Milano e ci aveva molto colpito, adesso è arrivato negli store anche qui a Napoli da Area 101, è possibile insomma vederlo dal vivo. È una delle sportive più belle in circolazione, è stata per anni dominatrice del segmento delle superbike a inizio 2010, 2011, 2012, non vorrei sbagliare con le date, Max Biaggi che ci ha vinto dei titoli mondiali, parliamo della RSV4 che è stata migliorata nelle ultime stagioni tantissimo, a parte la cubatura da 1100, sospensioni attive, intelligenti, insomma vabbè, ovviamente parliamo del massimo della tecnologia di Aprilia messa a disposizione degli utenti stradali.
Aprilia che si sta distinguendo anche nella MotoGP, a parte l'erroraccio di Espargaró a Barcellona, dove avete visto tutto, insomma, pensava che fosse finita la gara, era secondo, per festeggiare si è fatto passare, poi ha cercato di recuperare, ha chiuso quinto, e girano dei video molto simpatici, anzi qualcuno mi diceva che è stato bannato, dei video che immortalavano i tecnici nei box, che imprecavano per questo madornale errore di Espargaró, che ovviamente ha chiesto scusa, ma ovviamente rimane a lui questa brutta disavventura, che spero che si potrà risolvere poi con delle gare migliori nei prossimi weekend, ma sarà sicuramente così, perché il pacchetto ovviamente funziona molto bene in MotoGP. Abbiamo parlato di Vespa, di edizione Justin Bieber, eccola qui, lo troviamo proprio in vetrina qui sulla parte che dà su via Poggioreale dello studio di Area 101, che in realtà parte principalmente con il brand Vespa, che parliamoci chiaramente è uno dei brand più amati al mondo probabilmente, e qui veramente c'è tutto l'assortimento, tutti i colori, tutte le versioni di Vespa, che continua un successo implacabile in ogni declinazione. Ed è qui che poi troviamo anche Aprilia Touareg in Bella Vista, nella classica livrea degli anni 80, motore 660, ma penso che ormai sappiamo e sapete tutto di questa moto. C'è anche il mio test che è realizzato a gennaio nel misto e anche in fuoristrada, andatevela a vedere sul nostro canale, che questa auto veramente sta suscitando tanto scalpore ed è attenzionata da tutti gli utenti di questo segmento. Adesso il contenuto tecnico ci sta, ma per i dettagli andatevi a vedere veramente la clip che ho realizzato io. Va bene, è tutto, vi stiamo ancora facendo vedere qualche immagine di questo store Area 101, gruppo Piaggio, Vespa, Moto Guzzi e Aprilia. Proprio su Moto Guzzi voglio finire, perché presto ci sarà, proprio grazie ad Area 101, ci saranno un po' di prove che realizzerò proprio su questo marchio, su i modelli 2022, quindi state sempre in contatto con noi, e ringraziamo ancora una volta Area 101 qui a Via Nuova Poggioreale. Ciao!